Io ho una piccolissima, due, e io una piccolissima, casa dello spettacolo. Volevo far notare come il professor Bollner riesce a mettere insieme poesie, testi, assolutamente diversi, cioè molto diversi tra loro dal punto di vista sia emozionale che espressivo. Eppure queste poesie unite su un tema comune mostrano, benché disuguale, ripeto, una straordinaria comune creatività. Capire la magia per cui unendo poeti diversi esce poi la stessa creatività rispetto a un tema, per esempio quello della morte, della guerra. Com'è possibile? Sono poeti totalmente diversi come stile, come sensibilità, eppure ne esce una affinità e una consonanza sul tema trattato. Certo. Perché sì, i confini dei linguaggi poetici sono davvero confini confinati, irraggiungibili, imprevedibili, afferrabili. E in fondo forse le sorgenti della grande poesia, perché questa è la grande poesia, sorgenti della grande poesia non possono fare a meno, come Simone Weil, qui abbiamo, come sa, una straordinaria studiosa di Simone Weil, ecco, come diceva Simone Weil, forse senza sofferenza, che è l'esperienza comune che consente anche di giungere forse alle esperienze estetiche, artistiche più sconvolgenti, più alte, senza conoscere le spine, a volte certo dolorosissime, spine che possono portare anche alla morte volontaria. Ecco, nemmeno è possibile trasfigurare questa emozione virtuale, personale, soggettiva in qualcosa che, oggettivandosi, cioè l'esperienza politica, l'esperienza lirica, l'esperienza, se vogliamo, anche architettonica, che secondo Walter Benjamin è musica pietificata, e appunto tutto è connesso allora, no? E allora senza questa sofferenza, certo, anche la musica di Chopin, la musica di Beethoven, la musica di Schubert, Gustav Mahler, come mai, come avrebbe potuto mai giungere a scandagliare, a sviscerare quasi, no? Quelle che sono state, che sono le condizioni universali della vita. Per cui la cosa forse più incredibile è proprio questo passaggio, questo salto vertiginoso, irraggiungibile, fra un'esperienza individuale, personale, certo geniale, ad esperienze che invece assumono in sé un valore universale. E allora questa è la risposta che mi sembra possibile dare. In Simone Weil, ancora una volta, questi testi, L'attesa di Dio, Adelphi, è uscito un anno fa. Ecco, chi legga questi libri, magari appunto accompagnati dalla angelica presenza di Gabriele Fiori, no? Coglierà forse queste immagini e risponderà meglio a questa domanda. Grazie. Gabriele, grazie. E la domanda? A mio avviso lei ha così ha approssimato il tema delle emozioni da due estremi, uno è la malattia e l'altro è il pensiero poetante. Cioè io penso che ci sia anche un modo più, diciamo, tra virgolette normale di affrontare i problemi dei rapporti positivi tra emozione e pensiero. Per esempio, due, cioè,
cos'è un filosofo morale come la Martha Nussbaum nel suo ultimo libro, o un neuropsicologo come Damasio nell'errore di Cartesio, ecco, tutti e due da un punto di vista, diciamo, della normalità, né della malattia né del pensiero acquietante, hanno colto il rapporto essenziale tra emozione e pensiero. Cioè, io credo che non possano essere autonomi, cioè non ci può essere sola emozione come non ci può essere solo pensiero. Cioè, lo stesso Spinoza parla delle passioni gioiose che servono all'uomo a raggiungere il suo fine, diciamo, no? Lui le interpreta come immaginazione. Però, ecco, noi siamo sempre in questo rapporto biunivoco in cui né uno supera l'altro, ma sono, diciamo, vanno assieme, sostanzialmente.